Ciao a tutti e benvenuti per la quarta volta, se il quarto talk che seguite di oggi al Wednesday. Io sono Francesco, mi occupo di informatica praticamente di tecnologia, mettiamola così. Ho cominciato a smontare qualunque cosa e ora mi sono trasformato dallo smontare hardware a capire come funziona il software. Insomma, se c'è corrente o qualche vecchio che passa normalmente, è una cosa che mi interessa. Lavoro in MIT dal 99, quindi ho fatto il Millennium Bug e ho fatto il passaggio all'euro. Dal 2014 sono qui che tengo talk al Wednesday di tipi diversi. Se vi piace ascoltarmi, tengo anche due podcast tecnologici e uno non troppo tecnologico sulla città di Torino, e alla fine del talk vi lascio tutti i vari riferimenti. Ho partecipato alla Mercafair dell'anno scorso di Torino e di Roma, presentando un progetto di casa domotica sviluppato da me, del quale oggi vi parlo di una piccola parte. Oggi parliamo di MQTT. MQTT è un protocollo di trasmissione dati, è un protocollo nuovo, è un protocollo nato da quando si parla di internet degli oggetti. Se avete domande, se andate verso la fine del talk, potete farmi tutte quelle che volete. Allora, sì. Le basi delle reti. Le reti hanno una pila di protocolli diversi che si chiama stack, dal livello più basso, quindi il segnale elettrico, a tutta la parte delle applicazioni e delle informazioni strutturate. Il protocollo di MQTT si appoggia sopra il TCP, quindi tutti i dispositivi che parlano in MQTT devono essere in una rete TCP e devono avere un indirizzo IP loro. Tendenzialmente io lo faccio con delle schede tipo l'Arduino o l'SP8266, e queste qua si collegano sulla rete Wi-Fi. Cos'è l'internet delle cose oppure degli oggetti? È una rete di oggetti che parlano tra di loro. Sono oggetti perché non sono gestiti da persone, quindi non sono dei computer dove io chiedo con un browser a un sito di darmi un'informazione, ma gli oggetti programmati in un certo modo comunicano con un server o tra uno e l'altro in modo completamente autonomo. Gli oggetti sono tantissimi e in questo mondo tecnologico sono sempre di più, e purtroppo più sono, più fanno schifo, perché vengono progettati da persone che hanno il solo scopo di diventare tanti. Più fanno schifo, più sono pericolosi e vulnerabili. Non so se vi ricordate, uno degli attacchi di DOS più grossi del mondo è stato fatto grazie a delle videocamere connesse che erano vulnerabili, con una password di root facile e la stessa per tutti quanti. Noi parliamo per esempio di sensori di temperatura. Ogni sensore di temperatura è un oggetto, ha un indirizzo e deve parlare con un server che registri le temperature. A casa mia ne ho 6, poi immaginatevi un enorme palazzo, il grattacielo del San Paolo, quanti può averne. Quindi le reti degli oggetti sono molto, molto complesse e con un sacco di dispositivi, molto tanti. Gli oggetti, come detto, tendenzialmente sono semplici e misurano una quantità di parametri fisici, visuali, fanno della videosorveglianza, insomma possono fare una serie di letture del mondo che ci possono dare una mano a capire come funziona un determinato ambiente. Per esempio, io ho scoperto qual è la curva termica di casa mia da quando vedo i grafici delle temperature delle varie stanze. Ho capito che c'era
qualche cosa che non andava, ho fatto cambiare la finestra del bagno e ho guadagnato due gradi nel bagno, perché se la sensazione è nel bagno fa sempre fresco è un conto, se tu hai un sensore di temperatura che vedi che in tutto l'inverno nel bagno hai 2 gradi in meno rispetto a tutta la casa, c'è qualche cosa che non va. Una cosa fondamentale dei sensori che girano a batteria. È necessaria una sola cosa. Le batterie non me le devo dimenticare. Se io metto un dispositivo a batteria da qualche parte e mi devo ricordare di cambiarla una volta al mese, il secondo mese me la dimentico, e ho un sistema che mi avvisa che quel sensore è spento, oppure non leggerò mai quelle informazioni. Quindi servono dei dispositivi che consumino poco, con dei protocolli che consumino poco. Meno dati ti trasmetto, meno corrente serve e più la batteria dura. Un protocollo di trasmissione deve essere facile da implementare, non deve avere un overhead di dati enormi. Voi immaginate, ora non so quanto siete tecnici, ma se parliamo di una chiamata in HTTP per trasmettere un byte con un numero, il protocollo trasmette svariati kilobyte per trasferirne uno. Meno c'è overhead, meno il sistema consuma. Prima di parlare di MQTT vi parlo di un po' di linearatura, sennò poi comincio e non si capisce niente. Questi sono i termini in uso dal protocollo. Il broker è quello che noi chiamiamo genericamente server, è quello a cui vengono trasmesse tutte le informazioni. Il client è un client qualunque, quindi il classico sensore. Il topic è l'argomento. Il sensore sta trasmettendo la temperatura dell'ala ovest, per esempio. La pubblicazione significa scrivere un'informazione all'interno di quel topic. Sottoscrivere significa che io mi collego con il broker e dico: senti, mi interessano tutti i dati del topic. Se io sono un display che deve visualizzare le temperature, sottoscrivo il topic delle temperature, non me ne frega niente del topic della misura del consumo di corrente. Il payload è l'informazione che deve essere trasmessa. Cercate di ricordare, perché nelle slide compaiono tutte. Uno schema di funzionamento basilare di come funziona la trasmissione dell'MQTT. Dopo lo schema base vi racconto come funziona quello che ho fatto io e che ancora funziona a casa mia. Creo un broker, dopo vediamo come, ma su Linux si installa con una riga di comando, finito. Mi costruisco un sensore che può essere di qualunque tipo. Ora costano pochissimo i sensori che in un'unica scheda fanno temperatura, l'umidità, la pressione atmosferica, la quantità di luce, eccetera. Ce ne sono davvero un sacco di diversi. E gli do un nome. Sul balcone metto la temperatura esterna. Gli dico di pubblicare le sue informazioni sul topic temperature. Il broker non lo sa quali topic passano. Io lo decido sul sensore. Mi costruisco un display che possa visualizzare queste temperature, oppure lo compro e ci sviluppo del codice dentro. Sottoscrivo il topic temperature, perché gli altri topic non mi interessa. Quel display deve visualizzare le temperature, magari è un display evoluto che ne visualizza 4, e quindi leggerà i dati dei 4 sensori che scriveranno le informazioni sul topic delle temperature. Il sensore legge la temperatura, il ciclo normale è: mi accendo, mi collego sulla rete, leggo la temperatura dal sensore di temperatura, la trasformo in una stringa per poterla trasmettere, creo la connessione con il broker, quindi devo sapere che indirizzo ha il broker,
gli dico, sono io. Il topic è temperatura, il payload è il dato che ho letto, tieni. Fatto questo, il protocollo è un po' più complesso, nel senso che ci sono tutti dei messaggi di conferma. Quando io mi collego con il broker, il broker mi risponde sì, sono io e la connessione funziona. Cioè, come un normale protocollo, ci sono tutte delle funzioni di conferma del messaggio. Il broker quindi riceve questo messaggio. Che cosa ne fa? Dice a tutti quelli che sono iscritti al broker: guardate che il sensore di temperatura esterna sul topic temperature mi ha trasmesso questa temperatura. Finito. Il display è iscritto al broker sul topic della temperatura, riceve quindi il messaggio della temperatura del sensore esterno. Gli arriva, la usa e mette sul display la temperatura dell'ultima lettura è questa qua. È tutto molto bello, è tutto molto facile e vi accorgerete che estremamente a questo giro è anche molto banale da mettere su. Ovviamente prescinde dal fatto che si sappia che cosa vuol dire avere un sensore di temperatura, saperlo programmare, eccetera. Non so se conoscete Arduino. Con un Arduino con la Wi-Fi sopra sono davvero pochissime righe di codice, sia da una parte che dall'altra. Il broker, come detto, si installa con una sola riga di comando. Moschito è uno dei broker più usati. Se avete Debian o Raspbian su un Raspberry o una Ubuntu, capite, installa Moschito, finito. Il broker si installa e parte. Non servono configurazioni strane, a meno che non vogliamo implementare degli strati di sicurezza. Il broker io potrei tenerlo in casa, a casa mia, il broker sta nel mio computer che gestisce casa su una mensola, ma ci sono dei servizi cloud che offrono servizi di broker MQTT sul pubblico e a questo punto per evitare che i nostri messaggi vadano a chiunque, c'è una parte di autenticazione e una parte di crittografia. Perché ormai sapete tutti che se si trasmettono dati su internet è necessario assolutamente usare dei protocolli di crittografia, sempre. Sì, fanno proprio parte del protocollo, sì. Allora, immaginiamo che abbiamo il nostro sensore. Io uso dell'ESP, si chiamano QEMOS, le compro su AliExpress in Cina, costano $4 l'una. Scusa, come vedete che si chiama? QEMOS. Ma nel sito poi che vi lascio c'è tutto il progetto della domotica fermente e tutto quanto. Compro un piccolo shield, quindi una scheda che si monta sopra alla ST con il sensore di temperatura, mi programmo la scheda che si programma esattamente come Arduino e quindi devo saperla programmare, far fare la connessione sulla rete Wi-Fi, saper leggere il sensore, quindi saper dare il comando giusto per dire al sensore senti dammi la temperatura e sapere che cosa vuol dire metterlo in sleep. Una scheda accesa consuma parecchia corrente, un sensore di temperatura è poco utile che sia acceso sempre e che venga la temperatura una volta ogni minuto. La temperatura è una lettura fisica di una cosa che cambia lentamente nel tempo, a meno che non prendiamo il sensore da qua e lo mettiamo dentro a un forno già acceso. Ma se noi lo mettiamo in un forno che è spento e lo accendiamo, o il forno è veramente potente o comunque la curva della salita della temperatura è molto lenta. Se noi pensiamo alla variazione di temperatura in un appartamento, è poco utile fare più di due vetture ogni ora.
e quindi la scheda, dopo che ha fatto il suo ciclo, deve andare in deep sleep. Deep sleep significa che si spegne del tutto tranne un piccolo contatore che conta la quantità di millisecondi che servono per far passare la mezz'ora, e che poi dice alla scheda: fai il reset, parti e leggi un'altra temperatura. Queste quattro righe di codice sono quelle che servono per il protocollo MQTT. Importo la libreria. Se siete persone avvezze a sviluppare, santi tutti quelli che sviluppano tutte queste librerie che ci semplificano da morire il lavoro, perché senza le librerie il 99% di chi sviluppa sarebbe perso, perché banalmente quella libreria lì sa esattamente che cosa fare sulla rete per iscriversi al server sulla porta 1883, connettersi con il nome del sensore e pubblicare su topic temperature la temperatura del sensore. Quattro righe fa tutto quanto. Le librerie servono sempre sulla scheda per collegarsi con il wifi, per leggere il sensore di temperatura, cioè è tutta roba che per persone normali, quindi non chi sviluppa le schede e quindi deve sapere esattamente quanti bit passano e quali sono quelli della temperatura, qual è quello di priorità, insomma è parecchio difficile, è molto semplice. Se volete avvicinarvi a queste cose qua, Arduino è stata la prima scheda che ha aperto al mondo la possibilità di sviluppare su queste schede. Secondo me, se vi piace fare di queste cose, non serve neanche saper saldare tra i due tre piccoli dettagli, ma è alla portata di chiunque. Questo qua è Arduino. Questo qua funziona sia su Arduino sia su Esper, perché c'è un'altra persona che dobbiamo ringraziare tantissimo e inchinarci quando passa, è un signore russo che è riuscito a fare il porting del compilatore per Esp con l'IDE di Arduino. Di conseguenza, come si sviluppa su Arduino, si sviluppa su Esp, lo stesso codice. L'unica cosa, se cominciate a lavorare con Esp, per evitare di fare come ho fatto io, che ho perso 4 notti che non funziona mai niente, la numerazione dei pin non è quella lì che sembra. Quindi studiatevi bene con l'IDE di Arduino come si chiamano i maledetti pin dell'ISO, se no 4 notti e non ve l'auguro, perché a un certo punto vi viene proprio quella di prendere e gettare tutto dal balcone. Ma chi lavora su queste cose deve avere pazienza, nessuno dirà mai è tutto facile. Vabbè, in realtà tutta questa roba qua sta all'interno di un altro codice, queste qui sono le informazioni più importanti, però comunque una volta messe queste nell'ambito giusto funziona. Se io dovessi scrivere un valore di temperatura su un server web che accetta le classiche chiamate GET, quindi http://, l'indirizzo / variabile e valore della temperatura, oltre a dover sapere come configurare il server web, farlo partire, fare tutta la programmazione di gestione della richiesta delle variabili, nel codice di Arduino fare una chiamata GET sono almeno 15 righe, forse anche più. Come si fa a leggere i dati che si pubblicano? Una cosa importante, su MQTT, una volta che io lancio il dato e il broker lo rilancia, il dato è andato. Cioè, se io non sto ascoltando il broker nel momento in cui succede l'evento, io non leggo quel dato che è passato. E quindi per l'esempio precedente, se il display per un motivo qualunque si è disconnesso dalla rete wifi, lui perderà la lettura dei dati fin tanto che non torna. Quindi io posso fare due cose diverse: o dire al display ascolta sul broker e
se ti disconnetti, pazienza, perderemo queste letture. Oppure posso dire al display, senti, io le letture me le memorizzo, tu quando ne hai bisogno me le chiedi. Quindi si installa sulla macchina il Mosquito Client con due righe, si fa partire, si sottoscrive il topic oppure con il cancetto qualunque topic che passa su quel server e si vede cosa passa in tempo reale. A casa mia io mi sono sviluppato un programmino che ho chiamato MQTT2DB in Python, lui parte, sottoscrive i topic, mano a mano che arrivano i messaggi, vede che tipo di messaggi sono, sa su quale tabella e scrive sulla tabella con un insert. Il mio display, che è sempre sviluppato con una SP, è un ink, quindi non consuma niente se non cambia stato, io l'ho programmato che ogni mezz'ora lui si accende, manda un messaggio sul broker dell'MQTT con il topic di richiesta di informazioni. Il sistema che legge i messaggi che il broker ha rilanciato manda un messaggio su scrivi informazioni sul display e il display li legge e aggiorna. In questo modo io sono passato dall'avere solo online a poter chiedere i dati in offline. Volendo potrei anche chiedere dammi le ultime 40 letture che ci voglio fare il grafico. La cosa fondamentale di differenza tra l'MQTT e l'HTTP Gateway che io ho usato finché non ho conosciuto l'MQTT è che con l'HTTP Gateway ci ho messo 4 giorni per fare tutto, con l'MQTT in una serata funzionava. Quindi se avete intenzione di fare un progetto di questo tipo potete partire dall'MQTT. Ci sono dei siti dove fanno anche dei calcoli proprio sulla quantità di byte che passano nelle comunicazioni tra l'MQTT e l'HTTP GET. Tendenzialmente l'MQTT risparmia qualche punto percentuale, ma ne risparmia tantissimi se la trasmissione di dati è one shot. Se ne devo trasmettere solo uno è molto più parco, se ne devo trasmettere tanti si avvicina molto alla HTTP GET. Il broker, come vi dicevo prima, lo posso fare in più modi. Si installa su qualunque piattaforma, un PC Windows, un Linux, un macOS. Se avete a casa il PC della mamma che lei non spegne mai, a parte la questione di risparmio energetico, perché con una Raspberry Pi consuma molto meno, lo potete anche mettere lì. Lo potete mettere su una Raspberry Pi o Parametri o tutte queste Pi che sono uscite dopo. Fate solo attenzione a una cosa fondamentale, che qualunque progetto voi decidiate di fare su schede basate sul disco, sulla micro SD, sulla maledetta micro SD, sappiate che dopo un po' la micro SD muore. Quindi fate sempre un backup di tutto quello che fate. Se no, ogni anno non funziona, non parte, perché, per come, lo attaccate sul monitor e vedete l'errore della scheda corrotta. Se dovete fare queste cose su Raspberry Pi, sappiate che succederà questo. È sistematico. A me è successo talmente tante volte che ora ho la Raspberry nel cassetto, ho comprato un Intel Nook con un disco a piattelli che non si consuma e per quello che deve fare va benissimo. Potete usufruire di servizi cloud se per esempio volete misurare la temperatura della casa in montagna e avete una connessione magari con una SIM, potete mettere il sensore, il broker sul cloud e il sensore si iscriverà a un broker con un IP pubblico. Voi leggete e avete le temperature in tempo reale.
potete anche farvi una piccola macchina virtuale, un container che costano 2, 3, 4 dollari al mese, ve lo configurate voi e funziona esattamente come se fosse a casa vostra. Ricordatevi che se mettete qualche cosa fuori, quindi sul server di qualcun altro, o fate il vostro su un IP pubblico, dovete studiare e applicare sia l'autenticazione che la crittografia, perché senza né una né l'altra, per errore qualcuno vi vuole fare un dispetto, qualcuno che va a caccia di broker MQTT comincia a trasmettere dati, perché tanto le risposte sono in chiaro, finite. Il client è la stessa cosa, si può fare su qualunque dispositivo, su qualunque scheda, con qualunque sistema operativo, con qualunque architettura. Ci sono delle librerie per qualunque cosa. Io per esempio l'ho fatto con Python, come vi avevo detto prima, ma il display che ha una ESP sopra ha il client sia per leggere che per scrivere, e ci sono sempre le sante librerie, sante. Ci sono anche delle app per il telefono che vi permettono di mandare informazioni via MQTT o registrarsi a un broker per leggere quello che passa. Esempi pratici: Facebook Messenger gira su MQTT, quindi questo protocollo non si usa solo per la trasmissione di dati di sensori, ma si usa anche per messaggi. Se voi pensate, in effetti il funzionamento è più o meno lo stesso. Io con il mio client mi collego al server di Facebook, mando il messaggio con un certo topic, con un identificativo mio, e solo il destinatario che sta parlando con me è autorizzato a vedere quel messaggio. Sicuramente Facebook ha anche la parte di archiviazione, perché se io sono offline non posso perdere il messaggio. Comunque, se lo usa Facebook, che gestisce una quantità di messaggi che noi non riusciamo neanche a immaginare, è un protocollo di cui ci si può fidare. Il mio sistema che ho sviluppato è tutto basato su MQTT, funziona circa da 6 anni e io riesco a trasmettere dal sensore temperatura, l'umido e lo stato della batteria. Il mio sistema, se la batteria va sotto una certa soglia, mi avvisa. Se il sensore manca per un tot di tempo, perché magari si è scollegato la batteria, si è rotto, eccetera, mi avvisa. Il display ink funziona con MQTT. Volendo, si potrebbe fare che al posto di mettere tutto quanto sulla rete di casa propria, si può fare una seconda rete parallela, si compra un router aggiuntivo e si fa tutto quanto su quella rete, ma è per chiamare le cose fine. Se conoscete Node-RED, è un sistema che, passatemi il termine, non è proprio la definizione giusta. Node-RED fa grafici, visualizza eventi e queste cose qua. Lui ha già un plugin per MQTT, lo abbinate a un broker e gli fa lui i grafici e tutto quello che serve. Avete domande? Dillo. No, secondo me, visto che gestisce lui tutta la parte di crittografia, usa lui, soprattutto perché è difficile che riesca a sviluppare una VPN da una schedina tipo Arduino, a meno che tu non ti metta a fare la VPN tra... No, di default passa in chiaro senza nessuna password. Se tu hai due sedi in VPN tra di loro, non serve, perché tanto tu dai come broker il IP privato di una delle tue sedi.
in modo che il broker abbia le stesse prese. Sì, giusto. E si può, si può mettere il certificato anche sulla scheda e se c'è qualche nessuno legge. Io non l'ho mai usato, però secondo me non è necessario mettere per rinnovare il certificato ogni anno. Cioè, no, per carità, io ho utilizzato anche Red, però appunto, mi collego tramite il cliente, no? Secondo me, guarda, se tu hai, ti immagino la casa in montagna, lo sbattimento secondo me è molto simile. Se non fai la UDM, devi mettere il certificato sulla schedina, il certificato sul tuo server e pubblicare il tuo server, perché sennò non lo raggiungerà mai. E quindi apri una porta nei confronti della tua rete, e se magari il moschito c'ha un bug, è facile che te lo attacchino, e dall'altra parte devi gestire il certificato. Comunque tu dall'altra parte hai un router, perché sennò la schedina non accede a internet, a meno che non sia una schedina con una SIM data. Però dico, cioè, anche se io sono un perché ma se tu lo vuoi, sì, però significa che nella casa in montagna devi fare il broker, il server, e devi esporre. Secondo me la parte più importante, sì, vero, ma sì, con a questo punto sì, lui ti ha dato la soluzione, ma da riguardo ha dato quella anche inserita in testa. Sì, finiamo qua e te la... No, allora, tu puoi comprare o usare un broker in cloud di qualcuno che te lo offre come servizio. Prendi il sensore, dici al sensore di parlare con il broker nel cloud, da casa tua ti colleghi con il broker e leggi le informazioni. Ma quindi gestisce la criptografia? Sì. Forse non te l'ho detto bene prima. Sì. Perché comunque se il broker pubblico ti offre un servizio. Certo, sì. Ah, quindi yes. E quindi non hai bisogno di fare come dice lui. In teoria se hai pochissimi dati e persino gratis, perché passano, cioè, i servizi a pagamento sono oltre una certa quantità di dati. Esiste un qualcosa tipo un proxy per il broker, un broker proxy o qualcosa del genere, che potrebbe essere comodo anche per risolvere il problema della casa in montagna, nel senso io mi punto a un broker e questo riflette tutto il mio traffico sul broker vero, che magari con un canale che magari ecco a questo punto si secondo me ha poco senso, perché tu a questo punto hai due broker, quello nella casa in montagna e quello nella casa qua. Hai elevato la complessità del sistema, perché nella casa in montagna devi mettere almeno due dispositivi, il sensore e il broker. In caso dunque, quando per esempio la casa in montagna c'è una frequenza locale che continua a funzionare anche quando per esempio la SIM scade. Questo non è verissimo. Sì, sì, sì. Furto, se chiama qualcuno per sapere se è stata ballata, non è molto furbo, perché ma se ti salvi con la comunicazione se non puoi più verso l'ordine. Quindi puoi avere un broker locale che ha le logiche limitate alla casa e puoi chiamare fuori qua, non so che fare. Sì, volendo puoi gestire per il riscaldamento. Se hai anche se ti sviluppi tu il termostato, allora io vi premetto una cosa.
la vita di chi si sviluppa queste cose qua è una vita difficile, trista, triste e costellata di una varietà di bestemmie che uno impara nel tempo. La vita facile è che io vado su Amazon, compro Arlo, compro Nest, compro tutti questi qua, li prendo, li installo, due click sulla e funziona tutto. Però per esempio, se poi succede che Nest ha il servizio che cade, come è già successo, e nessuno può far partire il riscaldamento a casa sua, a me girano pure le palle. Se io mi sviluppo le mie cose, dopo le mie nottate, le mie bestemmie, attenzione, non spendo di meno, perché comunque comprare, verificare, fare dei test, prendere l'altro hardware, comprare 5 per però sul mercato, se voi volete comprare una scheda per fare una qualunque cosa, ce ne sono 28 milioni di click diversi e evolvono in continuazione. E quindi spendere, comunque bisogna sbattersi. La cosa bella, secondo me, è che si parla un sacco di bella acqua. Poi, grazie alle librerie, come io lo dico sempre, grazie alla documentazione che nel 50% dei casi salva, nell'altro 50% un po' meno, perché lo facciamo sempre, soprattutto se partite da fonti cinesi. E secondo me bisogna scegliere che cosa si vuole fare. Aggiungo un altro piccolo dettaglio. C'è il problema generico dei figli in casa. Per chi è sposato è tipico che se la moglie vede due figli che escono in più, o la moglie è molto smart, oppure dice no, questi figli non ci devono essere. Ecco, sviluppare queste schedine in modo che funzionino dopo tutte le varie bestemmie, e anche belle da vedere in casa, è un casino, è veramente un casino della donna. Dimmi. Se mi compro una presa smart, sì, quanta possibilità ho di poterla controllare? Dipende, devi partire cercandola in modo tale che si possa controllare. Per esempio, Sonoff fa queste bellissime prese di misuratori di corrente relay comandati da remoto, costano poco, funzionano bene e soprattutto si salvano due pin e lì c'è una ESP bella pronta da cancellare e programmare. Tenete conto che tutto quello che adesso voi comandate dicendo Alexa accendi le luci o ok Google alza la temperatura dipende da internet sempre. Quindi se i server di Google o di Amazon vanno giù, se a voi manca la connettività non funziona più niente. Io per esempio ho parte della mia casa domotica o basata sul bot Telegram che ho sviluppato io, oppure basata su Home Assistant che installo a casa mia, e se devo accendere la lampadina, la lampada, la posso accendere, perché è tanto figo dire ah mi sono messo nel letto, c'è la sala accesa, fa freddo, Alexa spegne le luci in sala, ma se quel giorno per sfida manca internet comunque io mi devo alzare. Poi è una roba da pirri, ma alcune cose che non possono essere gestite in questo modo, manca il servizio del fornitore, manca l'utilità del prodotto che ho acquistato. Soprattutto non è solo il server di Amazon che deve essere funzionante, è anche il server del produttore. Nel senso, io ho le lampadine quelle di come si chiama? IKEA, hanno la loro app, funziona tutto, le ho testate in offline, funzionano. Se i server di IKEA per un qualche motivo smettono di parlare con i server di Amazon, le lampadine non sono più comandabili da Alexa. IKEA è tanto grande, se voi vi comprate su AliExpress una lampadina del fornitore Bim Bim e lui decide che a un certo punto quei server li spegne, le prendete e le buttate via. Soldi, rifiuti elettronici, bla bla bla.
Quindi quando scegliete di mettere un sistema di questo tipo, fate un attimo di attenzione, che non è detto che funzionerà per sempre. Io ho acquistato gli Amazonetti perché li trovo comodi per ascoltare la musica, per la spesa, per un tot di cose, ma so che nel giorno in cui Amazon vorrà decidere di spegnere il servizio come che ha fatto con i Dash Pato, tutti quei dispositivi si butteranno nel cesso, perché tanto non funzioneranno più. Se ci riesci, se trovi la documentazione, perché io mi sono fatto il mio progetto di casa domotica per i fatti miei? Perché il buon Google, qualche anno fa, ha acquistato un'azienda che si chiamava Revolve. Revolve era un'azienda di casa domotica. L'ha acquistata, il giorno 1 ha smesso di venderli, il giorno 366 ha spento il server. Tutti quelli che avevano la loro casa basata su questo sistema qua hanno dovuto buttare via tutto. Non ha dato nessuna via d'uscita se non comprati Nest. E però io che mi ero comprato il sistema per le tapparelle e il termostato, bla bla bla, devo buttare tutto e ho speso dei soldi. Faccio un sacco di immondizia che purtroppo al giorno d'oggi bisogna essere molto attenti. Tutto quello che è elettronico fa un sacco di immondizia che fa schifo nel mondo. Non so se avete mai visto che cosa succede nei posti dove puliscono queste cose qua, dove dividono i materiali. Vedete uno di questi due e non comprate più niente e non buttate più niente. È ovvio che tutta questa cosa qua ha un certo peso. È facile, perché ora, cioè io prendiamo un eco, li ho installati in 4 minuti. Riuscire a far parlare il mio bot Telegram con le lampade di Ikea ci ho messo due settimane. Quindi il livello di attacco è leggermente diverso. Però se, secondo me, se siete persone curiose, cominciare a baciucare, a lavorarci, a capire come funziona sotto, perché poi le lampade di Ikea funzionano su un protocollo standard che è lo Zigbee. Quindi la centralina funziona sulla rete Wi-Fi, ma le lampade con i bottoncini e con la centralina comunicano con un linguaggio, cioè con un protocollo di rete che usa mezzo mondo. E quindi magari conoscerlo è veramente interessante. Come uno decide di installarsi Linux, perché dice è un bel sistema, ci posso mettere le mani dentro, posso capire come funziona. Anche da questo lato si può fare questa roba qua. Bisogna diventare un po' hacker, bisogna avere questa mente da voglio capire come funziona dentro, e so che avrà un costo in tempo, in ore mi sono perso, in sanità mentale e non so di altre cose, anche in soldi, perché vi garantisco che quando voi cominciate, ma sì, costa $2, $3, $6, fate gli ordini. Innanzitutto vi dimenticate di averli fatti, perché se aprirete su AliExpress tempo che arrivano e cose che avevo acquistato. E poi comunque ve lo dico da maker, di comprare le cose, riempite i canali queste cose e ne userete il 5%. Esatto. Ecco, perfetto. E quindi la parte bella è quella che ci si mette lì, ci si sporca le mani, ma si impara. E secondo me è anche divertente. Io ho imparato a programmare Python con questa roba. Il bot Telegram me lo sono sviluppato in Python, partendo da Python che non sapevo niente. E quindi secondo me è una roba carina. Vi lascio, se vi interessano, i miei contatti, dove potete trovarmi. Direi che sull'account Twitter scrivo di un po' tutto quello che è tecnologia, e metto qualche foto dei dati che fa sempre meglio. Il blog sopra ha tutto il mio progetto di casa domotica, quindi da partire
a configurare il Raspberry, fare il bot Telegram, configurare i vari server broker, le schedine, come sono programmate, gli schemi, eccetera. Il podcast è figlio di bit e per chi si avvicina, quindi è un po' una spiegazione di come funziona la parte tecnologica, di cosa c'è sotto la cover di ogni nostro dispositivo. GQ Kissette per i più nerd, perché parla come ci si sporca le mani. GQ Kissette è un pozzo senza fondo di soldi, perché se vi iscrivete con il cruciate che comprate il mondo. Io avvisati e non potete dirmi niente altro. Avete altre domande su questa cosa? Io ho riempito abbastanza di parole. Io uso PI VPN, che è un pacchettino rapido che si installa sempre su Raspberry o su Linux e ti permette di avere un open VPN tra volta di 5 minuti. Basta saper mettere le mani sul port forwarding del router. Io con Docker ci ho bisticciato, ancora non sono così confidente nel uso. Qualche altra domanda? Avevo sentito? Cioè, cosa hai... Allora, a casa mia ho le temperature delle singole stanze più una sul balcone, poi quella sul balcone ancora ha un problema che non sono riuscito a sistemare, perché quello che cosa ci metta davanti quando le persone batte su quel balcone scalza tutte le temperature, non c'è niente da fare. Sto diventando matto, ma ancora non ho trovato niente. Poi mi sono fatto il sistema che mi monitora quanta corrente sto consumando in tempo reale e mi avvisa se mi avvicino al limite di stacco del computer, perché mi ero rotto le palle che ero sotto la doccia, c'era la lavastoviglie e il phone della luglio scende per riattivarlo. Se supero i 3 kW Telegram mi manda un messaggio ogni minuto fin tanto che io non abbasso il numero. Lo manda anche alla moglie. No, mi sono costruito io con una visa ampliometrica e un Arduino Yun, che era la primissima versione di Arduino con il Wi-Fi, che costava una fucilata e mezza, e ha la parte di Arduino e un piccolo DB2RT sopra. E quindi io nella cassetta dove c'è il livello differenziale, un display che mi dice in temporale quanto sto consumando. Sì, e accendo al differenziale, perché il contatore purtroppo ce l'ho in cantina. E quindi tutte le prezze che ho dopo? Sì, giusto, io ho il consumo di tutta casa in un colpo solo. E ho anche ogni 24 ore alle 7 del mattino il bot Telegram mi manda un report e mi dice guarda chi ha consumato X. Io per esempio so che il maledetto NAS consuma tantissimo, perché io sono passato da consumare 9 kW al giorno a consumare 10,5. È un Synology con 4 dischi. Sì. Sì, ce ne tantissimi, e sono anche gratis se di richieste ne fai poche. Ma puntuali, cioè ti dici io sono in questa. Loro hanno sensori sparsi per il mondo. Tu gli dai la tua coordinata e loro ti danno il sensore che tu vicino piano. Per esempio io con un assistant ho fatto l'integrazione, non mi ricordo con quale servizio, e ho anche il meteo dei 5 giorni successivi. Non avrei saputo di fare con il protocollo di temperatura dell'abitazione che si vada su questo genere, cioè tu portavo il controllo, passando la temperatura esterna, come fosse la allora Nest fa sicuramente questo.
anche come si chiama quello che mi ha parlato, lui, loro hanno dei server dove hanno le temperature esterne, anche la previsione delle ore successive, in base a quello loro regolano quando attaccare o quando, perché loro studiano la curva termica della, di casa tua a seconda della temperatura esterna, e quindi sanno che se fuori fa meno 8, per portarti la casa a 20 gradi devono accendere due ore prima, piuttosto che si fa vicino. Chiudo con casa mia, ho fatto anche il sistema di videosorveglianza. Io ho una telecamera IP che punta sulla porta, la attivo da terra quando non ci sono. Se lei vede del movimento mi manda le immagini. Il tutto l'ho fatto con due intenti fondamentali: non essere dipendente da fornitori terzi, ovviamente Telegram è un fornitore terzo, e soprattutto non dover aprire porte dall'esterno verso l'interno di casa mia, perché tutte le connessioni partono dall'interno e vanno verso l'esterno. Se ho bisogno con VPN mi collego, e per esempio da cellulare senza corsi in palla riesco a pregarmi in SSH e quello che è successo. Ci sono dei c'è un software che si chiama Motion, che tu gli passi la stringa, lui fa una cosa banalissima, si collega e guarda i frame che arrivano uno dopo l'altro e confronta quanti pixel cambiano da un'ora all'altra. No, è documentato su quasi tutte le videocamere. Sì. Vedi, ogni tanto triggare un po', si parte del settore PlayStation. Per esempio, la prima volta che l'ho fatto con il Raspberry Pi. Sul Raspberry ci puoi attaccare la sua webcam e funziona benissimo, perché la stringa è /dev/video zero, facilissimo. Se lo fai su una USB è anche facile, se è una videocamera IP, data la documentazione, comunque capisci qual è lo stringo attuale. In certi casi servono le camere sociali, in certi casi. Sì, diciamo che anche l'argomento delle camere è un universo. È ampio, sì. Per esempio, se tu vuoi integrare una telecamera in Home Assistant, prima di comprarla vai su Home Assistant per capire quale ti puoi comprare. Alcune sono molto belle, costano poco, ma per fare con Home Assistant devi riscrivere il firmware della telefonica. Non è comprare. Integrazioni con tra sistema locale e un assistant? Allora, la più facile è quella che tu paghi un assistant, paghi il loro server che mi pare faccia 5 euro al mese e loro si integrano e basta. La parte difficile è che tu ti fai una skin su Amazon, quindi tu ti compri il servizio di Amazon che per poche se lo puoi lavorare poco non costa, e poi chiedi, dai un nome a quel servizio e chiedi ad Alexa di interrogare quel servizio. Non bisogna aprire le porte di un assistant verso l'esterno? Non penso, perché secondo me se tu fai la skill su Amazon è il call server che parla con la skill, non penso, chi se no, ma non lo metto. Per esempio, se tu paghi il servizio di un assistant non si avrebbe nessun problema. Questa storia qua con un assistant è l'integrazione con Google Home, però lo faccio dall'esterno, lo chiedo il servizio prima cosa. Con Google Home non lo so perché non ce l'ho, però so che era abbastanza banale la cosa, se non sono cose che ovviamente loro si fanno pagare, perché Amazon per la skin si fa pagare, sono i servizi da uno dei 42.000 servizi che domande, tutti? Finito? Grazie per aver ascoltato.